Bella a tutti boys and girls e benvenuti di nuovo ad un altro video bellissimo di Super Meat Boy Forever. Ah, bello, adesso ho tempo, cioè devo rimanere dentro un coso a tempo se non muoio, ok, va bene. Ecco, questa è una roba che ogni volta c'è una dinamica nuova, quindi immagino. Ci sono anche le spi... Cos'è? Un cespuglio. Ma perché dovrei morire dentro un cespuglio poi? Ma scusami. C'è un pezzo senza... Qua. No, devi saltare! Cosa ho fatto? Non so neanche come, ma va bene. Madonna, ragazzi, è veramente un'ansia alla clinica. Poi che musica è questa? Vaffanculo. Va bene, perfetto, 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 perfetto. Yes! Guarda che mi fa anche il dito medio, cioè ma non è cioè questo Super Meat Boy, ragazzi, non è family friendly. L'altra volta uno scoiattolo senza il braccio. Non è family friendly, cioè è una roba che non esiste. Sai cos'altro non è family friendly? Io tra un po'. Porca puttana. D'altro non riesco a capire perché ogni tanto si macchiano di sangue le cose ma non le tocco. Ogni tanto parte una particella di sangue contro le cose, come ho fatto. Un fenomeno, un fenomeno. Un fenomeno, un fenomeno, un fenomeno. Proprio lui, niente. Ho fatto troppe cose incredibili da solo, era già assurdo. Col fatto che va avanti da solo è un casino, ve lo dico, cioè è molto più difficile. All'inizio pensavo fosse una dinamica diversa, difficoltà uguale. Ritiro tutto. Secondo me col fatto che lui decide quando andare avanti è più difficile. Devi avere un tempismo che non ha eguali. Altro che il primo Super Meat Boy. Ok. No, ok, ah, mi chiamano male, sono salvato. Ok. Mamma mia, che kill. Ok, perfetto. Un fenomeno. Un fenomeno. Proprio lui. Oh, questo l'ho fatto in un tempo. 11 morti, non sono niente. È stato bravissimo. Scusatemelo. Devo prenderlo a pugni mentre l'ha mangiato. Ah, ok, bellissimo. Non avevo intuito subito. Però devo andare un po' in alto all'inizio. Devo calcolare quanti pugni devo dargli prima di morire. Ok, mamma mia che casino. Cioè si stanno aggiungendo un sacco di dinamiche, ragazzi. No, non vedo l'ora che finisca sta dinamica perché è impossibile. Sono fastidiosissimi. Fastidio, è una rottura di palle perché poi non capisci neanche quando esci. 1, 2, 3, 4. È difficilissimo prenderli a pugni, sti cosi. Ok. Va bene. Non so come ho fatto a fare sta roba. Allora, più che altro è il timing, ragazzi, che ti porta. Va bene, non so come ho fatto, ma fa niente. No, dai, fratello, fai serio. Madonna, che culo. Perfetto. Madonna, non ci credo. Ho fatto una roba che non volevo neanche fare, ma l'ho fatta. Va bene, morto. Non so neanche come ho fatto a fare sto casino, ma non importa. Va bene. Bellissimo, proprio io. Proprio io! 27 morti, qua mi è andata molto peggio, raga. Questo è stato un disastro su scala globale. La clinica la vedo un po' più cazzuta, non so come mai. Ah, questi li devo sfondare a pugni, i vetri, va bene. Fatto che ambientazione è veramente gore che c'ha questo Super Meat Boy. Rispetto all'altro è veramente più peso. Guarda che disastro! No, ho fatto una provata, raga. Ho fatto una provata, sono un pro gamer, che devo fare? Fnatic! Basta con power, chiamate me, basta. Guarda, guarda. Madonna, cosa ho fatto? Non un fenomeno. Il pro player degli indie, cioè una roba che... No. Non so cosa sto facendo, ma sono morto mezza volta. Guarda, guarda. Tutto lui, un fenomeno. Il pro gamer del secolo. Cosa sto facendo? Basta. Sono un fenomeno, sono più morto. Non morire adesso. Non perdere la tua proagine. Dimostra al popolo che ti meriti 6 milioni di iscritti. Bravissimo. A posto, sono soddisfatto. Ok, finché non si apre quello sono contento. Ah no, devo aprirlo per forza, sennò questi non si spaccano, va bene. Allora, lo apro e corro come un puledro. Corri come un puledro. A posto. No, che è tornato indietro. Non è tornato indietro, dai. Oh, non sono più morto da un'ora. Raga, perfetto, clippate. Com'è possibile? Oddio. Non sono più morto da un'ora, pazzesco. No. Ce l'ho fatta. C'ho un'ansia terribile. Ok. No, raga, perfetto. Ho fatto da metà livello in poi non sono più morto. C'è un fenomeno, un fenomeno. Erano da 2 ore che non morivo. Proviamo a farla, ragazzi, con Bandage Girl, che alla fine è la stessa cosa. Non cambia nulla, ragazzi, ma un livello provo a farlo con lei, così almeno sfruttiamo anche l'altro personaggio. Ok.
Ah, questi qua li devi prendere a pugni più volte perché non muoiono subito. Ok. La madonna. Ok. Tutto in regola. Tutto in regola. Morto. Peccato che era andata benissimo. E come faccio qua? Perché alle volte riesco a superarlo, alle volte no. Devo proprio dargli il pugno all'ultimo. Ok. Ah, questo l'ho fatto abbastanza easy, raga. Questo era molto più facile di quello di prima. Sesto livello, il penultimo. Switcharu. Switcharu. E poi c'è il boss, ragazzi. Boss di fine livello. Vediamo come me la cavo. Cosa minchia quello? Ah, serve per attivare le cose. Ok. Ah, qui ci sono degli interruttori che puoi attivare. Va bene, buono a sapersi. Tipo questo. Molto bene. Però non li devo più attivare, perché sennò poi me la prendo Interkiller. Fa niente. Che fantasma fastidioso. Non ci arrivo al muro. Come ci arrivo? Ok. Non è partito però. Porca puttanza. Oh, è un disastro. Pugnazzo incredibile. Ok, cioè, stavolta ce l'ho fatta. No, il fantasma. Non ci voglio credere, raga. È veramente fastidioso sto cribbio di fantasma. Ok. Dai. Ce l'ho fatta. No! No! No nella vita! No! No, 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 no. Ci avevo messo due. Come cacchio? Come sono morto? Santo Dio, come ho fatto? Dai, raga, no, vabbè, non ce la prometto. È finita, è finita, è finita, è finita, è finita, è finita. Ciao, ciao, ciao. Sono morto, finale. Sì! Due ore! Due! Voglio... Rimpiango quelli che mi mangiavano. Oh, sì! Sì! Esplodi! Tu e gli altri boss. No, ragazzi, veramente un disastro. Guarda, ci ho messo un... Questo è stato il livello più brutto da quando gioco a sta roba. Madonna. Boss finale! Non oso pensare il boss, ragazzi. Non oso pensarlo. Mi sembra tutto in regola. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? L'ha ficcato in un barattolo? No, c'è un blob. E adesso? Ma ragazzi, ma è la cosa meno family friendly che esista sto gioco. Non è family, non lo è. Sto gioco non lo è. Vabbè, la madonna. La vedo grigia. Credo che io debba colpire quello in mezzo. Ma poverino. Aiuto. Ah, devo correre qua. Qua è diverso. Corri, va bene. No, muori. Devo morire qua. Sei in basso. Ah, no, devo centrare il punto del... Ok. Minchia. Centro più. No, ma è imbarazzante. Non esiste possibilità che io possa battere questo affare. Da zero! Da zero, da zero, da zero. Non ci sono i checkpoint. Ho finito qua io questo video, ragazzi. Ma porco del demonio! Non la vedo proprio fattibile sta roba, giuro. Ok, e mi è andata ancora bene. Il problema grosso è che non ci sono i checkpoint. Cioè io non posso andare a culo tutta la vita. Dio, ti ringrazio. Mamma mia, che roba fuori di testa. Penso che non ci sia stato boss dall'inizio di Super Meat Boy, anche dell'altro, così difficile. Orribile, impossibile. Ragazzi, che boss pazzesco. Che roba incredibile, ragazzi. Sono rimasto scioccato. Non ho distrutto niente, un miracolo. Tranne lui, lui è morto. Sì, sì. vabbè. Ma sembra un culo. C'è quello, lo scoiattolo col braccio mozzato, attenzione, che ha sepolto tutti. Vabbè, ramoscello. No, vabbè, che scena incredibile.
L'orda di scoiattoli, beh, spero siano nostri alleati visto quello che è successo. Ah, ce lo stanno portando? Guarda quanto è in guerra lui. Perfetto. Raga, ma che cacchio è? Spero vi sia piaciuto. Qua se ragazzi vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Fatemi sapere nel commento qua sotto quale sarà, secondo voi, il plot twist dello scoiattolo. E cosa succederà con lo scoiattolo? Perché sono curioso anch'io. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Super Meat Boy. Beh, ragazzi.